festività di Natale sono sinonimo di festa, celebrazione, allegria e anche di musica, musica e anche di cori. Allora oggi parliamo di un Natale in jazz e lo facciamo presentando un ospite, lui è il maestro Carmine Leonzi, benvenuto. Buonasera a tutti. Ars Vocalis è il nome del coro e qua presentiamo un cartellone che girerà fino al 4 gennaio nella provincia di Teramo. Prima di farvi vedere una piccola parte di quella che è la loro esibizione molto particolare, la raccontiamo. C'è una particolarità, forse un'unicità di questo coro, qual è? Beh, più che del coro, l'unicità è del concerto, che è un progetto che vede unitamente al coro Ars Vocalis di Roseto, che dirigo, un gruppo di musicisti veramente di eccezione. È una special guest che è costituita da musicisti a livello europeo, li dico velocissimamente perché meritano veramente di essere citati: Massimiliano Coclite al piano, Fabrizio Mandolini al sax, Morgan Fascioli alle percussioni, Mauro De Federicis alla chitarra, Renzo Ruggeri alla fisarmonica ed Emanuele Di Teodoro al contrabbasso. E una piccola citazione proprio per Emanuele, che ha vinto il concorso nazionale per bassisti proprio 15 giorni fa a Bari. Gli altri non hanno proprio bisogno di essere presentati perché sono conosciutissimi veramente ad alto livello. Di carattere internazionale. Quello che raccontiamo è un cartellone eventi che dal 6 dicembre, che ha avuto il suo avvio a Tortoreto, arriverà il 4 gennaio toccando Roseto e poi Giulianova, Alba Adriatica, Mosciano. La particolarità, come si legge anche nel manifesto che stiamo vedendo, è che queste esibizioni avvengono alle ore 21. Le location sono delle chiese, allora la particolarità intanto è quella dell'atmosfera, perché insomma è molto raro trovare un concerto serale poi con degli artisti di spicco, però noi abbiamo avuto la fortuna di avere un piccolo video sull'esordio, che è stato poi quello del 6 dicembre a Tortoreto. Allora lo ascoltiamo. Bellissimo, ma noi abbiamo parlato dei musicisti, ma ci sono tantissimi anche con le voci. Quanti sono gli elementi in complesso? L'Ars Vocalis ha più o meno 30 coristi di varie sezioni. Naturalmente è un coro polifonico che esegue musica appunto cosiddetta colta, ma anche va a spaziare in ambiti più moderni. L'ultimo appunto è questo progetto, l'ultimo ambito di cui parlavo, che è molto particolare perché non è facile unire le due cose, unire la musica cosiddetta colta, polifonica in senso stretto, con il jazz. Invece pare proprio che il progetto abbia avuto e abbia buon esito grazie proprio alla bravura degli esecutori, ma che hanno avuto come idea prima quella di non invadere appunto l'aspetto corale e di essere molto discreti nei loro interventi. Ecco, questa è una reunion per così dire fatta ad hoc, perché l'Ars Vocalis esiste da 3 anni, ma questa versione jazz è un ultimo arrivo, nel senso che soltanto per Natale si è riusciti a fare questo cartellone. Tra gli appuntamenti abbiamo detto quello che vediamo e quello che poi ha aperto questo cartellone del 6 dicembre a Tortoreto. Ci sono altri appuntamenti e c'è anche una data che non risulta dal cartellone perché, come diceva, ha avuto successo, quindi ci sono nuove richieste. Allora, diamo qualche appuntamento. Il
prossimo è quello del 20 dicembre. Il prossimo è il classico concerto di Natale di Roseto, in senso stretto. Oramai abbiamo abituato i rosetani a questo appuntamento, e il 20 ci esibiremo nella chiesa dell'Assunta, proprio al centro di Roseto, sempre alle 21. E poi questo è il 20 dicembre. Il 21 saremo a Giulianova, la chiesa dell'Annunziata, quindi verso sud della città. Il 23 non è in cartellone, è appunto la richiesta che è stata fatta proprio dal comune di Alba Adriatica, e saremo nella chiesa di Santa Maria di Villa Fiore ad Alba Adriatica, appunto, e concluderemo con il concerto a Borgo Spoltino a Mociano Sant'Angelo il 4 di gennaio. Se non ci dovessero essere altre richieste, sarà difficile dire di no, ma non lo sappiamo. Allora, questo è un invito ovviamente, perché insomma loro avranno questi concerti itineranti, l'ambientazione veramente è tipica delle atmosfere di Natale, abbiamo detto sono artisti di caratura internazionale, quindi è stato anche complicato, ci spiegavano, riunirli per queste date che stanno aumentando proprio per le richieste, perciò sarà possibile insomma vederli dal vivo. Allora, ricordiamo prima di chiudere che in realtà ci sono anche altri progetti, perché abbiamo detto l'Arts Vocalis esiste da 3 anni, questo è una sperimentazione jazz che sta avendo grande successo, ma in cartellone, in previsione, che cos'altro c'è? Ma in cartellone non immediatamente, c'è una tournée in Francia, in Provenza, in estate, quindi faremo Marsiglia, Aix-en-Provence e dintorni con 4 concerti. Siamo reduci proprio da una tournée in Sicilia, a Siracusa, a Catania e Noto, quindi località veramente di spicco a livello culturale. Volevo solamente ricordare che all'interno di questo progetto, di questi concerti, c'è la Little Jazz Mass di Bob Chilcott, grandissimo autore di musica jazz, già membro dei Swing All Singers. Apriremo quindi con questa messa jazz, che è notevolissima. In conclusione, un augurio da parte dell'Arts Vocalis al pubblico, quale può essere? L'augurio è di cantare innanzitutto con l'Arts Vocalis, perché approfitto per invitare chi volesse a venire ad ascoltare le prove, a tentare di cantare con l'Arts Vocalis. Un ambiente molto accogliente, amichevole, fatto di tanta bella musica. Noi ringraziamo anche il presidente dell'Arts Vocalis, che anche lui è venuto nei nostri studi, lui è Fabio Celommi. Ringraziamo il maestro Carmine Leonzi. Da parte insomma nostra l'invito è quello di partecipare a un evento così bello e soprattutto così prezioso, visto anche i protagonisti che ci saranno, e l'appuntamento con Zoom In è prossimamente. Grazie a tutti.